Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi torna il nostro appuntamento abituale a dicembre con il book tag di Natale. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Babbo Natale, un libro perfetto da regalare a Natale. Ok, sarò banale, scontata e ripetitiva, ma ragazzi, non c'è il libro più bello da regalare a Natale? Di Canto di Natale di Charles Dickens. Allora, io vi dico di regalarlo perché secondo me in pochi hanno letto la storia originale, ma conosciamo tutte le varie versioni cinematografiche e animate che sono state realizzate nel tempo. Ma secondo me dovete assolutamente dare anche una chance alla lettura, diciamo, dell'opera originale. Questo è il libro più delicato, più dolce, più natalizio che potreste mai leggere, perché è pieno di buoni sentimenti, è pieno di umanità, è pieno di begli insegnamenti. Insomma, non si può non amare una storia del genere, e anche se si conosce la storia, perché a grandi linee la conosciamo, no? Ebenezer Scrooge e la visita dei tre fantasmi, in realtà è soltanto leggendo le parole di Charles Dickens che capiamo veramente che cosa ha vissuto questo personaggio, perché è diventato così e che cosa lo spinge finalmente a cambiare. Il Natale è un periodo in cui anche noi ci sentiamo, abbiamo dentro tanta voglia di diventare migliori, di cambiare, di vivere un anno, quello che verrà, che sia all'insegna solo di cose belle, e non c'è modo migliore di iniziarlo che leggendo questo libro. Albero di Natale. Un libro che vorresti trovare sotto l'albero. Quest'anno vorrei tanto ricevere il nuovo libro di J.K. Rowling, che ho visto in libreria ma che alla fine non ho comprato. A questo punto spero che Babbo Natale me lo porti e me lo faccia trovare sotto l'albero. Si intitola Il maialino di Natale, quindi ovviamente siamo anche a tema, quindi lo vorrei tanto ricevere. E poi perché, insomma, credo che questa nuova opera di J.K. Rowling, un po' staccata dal solito Harry Potter, possa effettivamente piacermi. Mi piacerebbe averlo per poterlo poi un giorno anche leggere a Katia, quindi questo è il mio desiderio. Pacchetto regalo, il libro più bello che hai ricevuto a Natale. Per questa domanda ho pensato a due risposte, una riguarda il mio Natale da bambina e una al mio Natale da adulta. Quando ero bambina ho ricevuto a Natale i primi 4 volumi di Harry Potter. Ora io in questo caso ho portato l'ultimo, il Calice di Fuoco, perché mi ricordo che era grande, avevo un'età, avevo all'incirca l'età di Harry Potter, all'inizio del primo libro, quindi 11-12 anni, e quindi mi ricordo che insomma questo libro era, lo sentivo come un bel librone da adulta, ecco, quindi ho deciso di mostrarvi questo. Io mi ricordo perfettamente la sensazione che ho provato quando ho scartato quel pacchetto che li conteneva tutti e 4. Ero veramente al settimo cielo. In quel periodo stavo anche facendo l'album delle figurine di Harry Potter e avevo attaccato alcuni doppioni di figurine che rappresentavano i 3 personaggi principali, i 3 protagonisti, e sopra un foglio tutto ritagliato, eccetera, e avevo creato anche il segnalibro a tema per questi libri, quindi è stato un regalo che porterò sempre nel cuore e nella mia libreria. Per quanto riguarda invece il Natale da adulta, uno dei libri più belli che ho ricevuto è stato It di Stephen King. Anche questo l'avevo richiesto, se non erro, a Babbo Natale barra maritino comunque, e mi è arrivato appunto per Natale, e è stata anche la lettura di un gruppo di lettura online che ho fatto su Instagram e YouTube, quindi se c'è qualcuno di voi che ha partecipato a quel gruppo di lettura, alzate la mano. E quindi niente, è stata chiaramente una lettura bella grossa, però lo dovevo leggere, ne avevo sentito parlare così bene che appunto l'ho chiesto per Natale, e si è rivelata effettivamente una meravigliosa lettura. Pupazzo di neve, un libro da leggere in una fredda giornata d'inverno. Per questa domanda ho deciso di proporvi due letture che sono un po' agli antipodi. Se in una fredda giornata d'inverno vi piace leggere qualcosa che sia ambientato in una fredda giornata d'inverno, allora vi suggerisco Nel bianco di Ken Follett, che è ambientato proprio in mezzo a una bufera di neve, e i personaggi sono costretti a rimanere chiusi all'interno della loro abitazione perché le strade sono tutte bloccate, e in
compagnia di dei ladri molto pericolosi, quindi un thriller, un'avventura, un libro che si divora veramente in poche ore, però che appunto è ambientato proprio nel bel mezzo dell'inverno. Ma se invece non amate il freddo e con la lettura vi piace spostarvi in un posto caldo, allora ho deciso di consigliarvi il libro che sto attualmente leggendo, ovvero Lonesome Dove, credo si pronunci. Lonesome Dove, che è ambientato nel West, quindi se avete voglia proprio di sentire il calore bruciante del sole, il sapore della sabbia addirittura all'interno della bocca, l'arsura, il gusto di persi un bicchiere d'acqua, di trovare un po' d'ombra per rinfrescarsi un pochino, beh, questo è il libro che fa per voi. Vi garantisco che queste sensazioni non mancano, le proverete proprio sulla vostra pelle. Pandoro versus Panettone, un libro ambientato in guerra. Anche qui abbiamo due opzioni perché non riuscivo a scegliere. Il primo che vi suggerisco è Suite Francese, vabbè, lo conoscete, Irene Nemirovsky, tre ore per dire questo cognome. Vabbè, lo conoscete, Irene Nemirovsky è un'autrice famosissima che purtroppo ha perso la vita proprio durante la Seconda Guerra Mondiale e postumo è stato pubblicato questo suo romanzo bellissimo ambientato in Francia all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. E per rimanere proprio in Francia vi suggerisco anche un altro titolo. Sto parlando di 5 quarti d'arancia di Joan Harris, che invece è ambientato durante l'occupazione nazista in Francia per l'appunto. E qui, vabbè, Joan Harris, ormai se mi conoscete sapete quanto io l'adori, quindi è una storia che viene raccontata da una signora anziana che ha vissuto quel periodo, che ritorna nella casa di quando era bambina e comincia a raccontarci quella che è stata la sua gioventù e il segreto che custodisce da quando è entrata in contatto per l'appunto con alcuni soldati nazisti. Una storia meravigliosa, non c'è tanto da dire su Joan Harris perché, come vi ho detto, lei vi sa fare entrare nelle storie, e quindi se cercate qualcosa ambientato durante il periodo della guerra ma che forse conoscete un po' meno, 5 quarti d'arancia può essere il libro perfetto. Bastoncino di zucchero, il personaggio più dolce che hai trovato in un libro. In questo caso ovviamente vi nomino Violette di Cambiare l'acqua ai fiori. Dico ovviamente perché sapete quanto io abbia amato questo libro e non avrei potuto farlo se la protagonista non fosse stata così dolce effettivamente. Non intendo dolce al 100% perché nessuna persona lo è veramente, ma tutte le esperienze che ha passato nella sua vita l'hanno portata a diventare un'adulta effettivamente dolce. Un'adulta comprensiva, capace di immedesimarsi nel dolore degli altri, rispettosa anche delle difficoltà e dei problemi delle persone che la circondano, una persona empatica che riusciva a tenere a sé tutte le persone che incontrava perché nessuno si trovava male con lei, perché lei era gentile e amorevole, che sono poi le caratteristiche che se tutte le avessero il mondo sarebbe un posto perfetto praticamente. Ci tengo però a dire che un altro personaggio dolcissimo dello stesso libro è Sasha, l'uomo che aiuta Violette a staccarsi dalla sua vecchia vita, imparare un nuovo mestiere che è quello di essere la custode di un cimitero, per quanto questo possa apparire bizzarro, e che l'aiuta a riprendersi la sua personalità che era stata calpestata e praticamente messa sottoterra dagli avvenimenti della vita e dalle persone che aveva incontrato prima, e lo fa in maniera totalmente disinteressata perché Violette per lui non è niente, non è nessuno, non sono amanti e sono non aveva bisogno di favori, non era una persona alla quale doveva rendere un favore, assolutamente niente di tutto questo. Quindi è questo che lo rende un personaggio tanto dolce, tanto caritatevole e alla fine da amare dalla prima all'ultima pagina. Quindi, insomma, questi sono i personaggi al momento, quelli che mi vengono in mente più dolci che abbia trovato nella letteratura. Bene ragazzi, il video finisce qui, un book tag molto breve, però mi piacevano tantissimo le domande. Ve le lascio nell'info box così anche voi le potete utilizzare per lasciarmi le vostre risposte nei commenti. E niente, noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao! Come si chiama la protagonista di Cambiare l'acqua ai fiori? Ti ricordi per caso come si chiamava quel personaggio che a lei l'aiuta a imparare come si fa la guardiana del cimitero? Come si dice quando è... Empatica. Ovvia. Oh,